tra 15 giorni iniziamo con la maiuscola, perché per la prima volta nella storia della pallavolo a Lago Negro ci sarà la Serie A. L'emozione è infinita, è indescrivibile. Ora si percepisce dall'emozione che provo, che provano un po' tutti, anche dal fermento che c'è qui in città. Gli auspici, mi auguro che ci siano buoni risultati, ce la metteremo tutta come sempre e speriamo di fare un bel campionato. Per quanto riguarda l'inizio del campionato siamo quasi pronti, stiamo adesso alzando un po' il ritmo del lavoro e tra 2 settimane saremo sicuramente pronti. Un momento storico per il comune di Lago Negro, perché mediante i successi che hanno ottenuto nel passato e mi auguro che otterranno anche nel futuro, il comune di Lago Negro uscirà fuori dal proprio ambito territoriale, farà conoscere le sue bellezze attraverso i risultati di questa squadra e le bellezze dell'intera Basilicata, e per questo credo che sarà un polo di attrazione per uno sviluppo di tipo non solo sportivo ma anche turistico per la nostra regione. Parliamo di terreno di gioco. Lì è una nota dolente, non mi piace polemizzare, non mi piace assolutamente, però quest'anno non giocheremo a Lago Negro, l'Auria è in notevole ritardo, quindi inizieremo a Policoro e mi sa che termineremo a Policoro con il mio grande rammarico e da parte di tutta la città di Lago Negro e della Lagonegrese.